Sarà la sfida numero 34 di campionato a Bergamo, quella che andrà in scena sabato pomeriggio tra Atalanta e Udinese. Nei 33 precedenti, 28 in Serie A e 5 in Serie B, il bilancio vede i nerazzurri in vantaggio con 11 vittorie contro le 6 friulane, 16 invece i pareggi, 51 i gol realizzati dalla Dea, 28 quelli delle Zebrette. Soffermandoci invece alle 28 sfide in Serie A, c'è maggiore equilibrio, 9 successi bergamaschi, 6 bianconeri e 13 pareggi. Qui sono 35 i gol atalantini, 21 quelli friulani. La vittoria casalinga più larga dell'Atalanta risale alla stagione 53-54, un risultato tennistico 6-0. La migliore vittoria dell'Udinese a Bergamo risale invece alla stagione 2001-2002, 1-5. Per annotare l'ultimo successo friulano bisogna invece risalire alla 17esima giornata del campionato 2006-2007. Anche allora, curiosamente, era la partita che contrassegnava la vigilia natalizia. 1-2 con reti di Tissone per l'Atalanta, De Martino e Di Natale in pieno recupero per i bianconeri. L'ultima vittoria atalantina risale invece al 7 dicembre 2008, un rotondo 3-0 con le firme di Valdés, Doni e Bobo Vieri.